È il ritorno della scuola in presenza vera e propria dopo lo stop di Natale. Grazie alle nuove regole sulla gestione Covid, in vigore da questa settimana, è più difficile finire in didattica a distanza, soprattutto per gli alunni e le alunne vaccinate. Ricordiamo, servono 5 casi nelle scuole dell'infanzia per mettere una classe in quarantena. Nella scuola primaria e secondaria vanno in DAD solo i non vaccinati, rispettivamente al quinto e secondo caso. All'Istituto Comprensivo di Casalza tutte le sezioni sono in presenza adesso. Rimangono le difficoltà a gestire le lezioni con studenti in classe e collegati da casa contemporaneamente. I docenti sia della primaria che della secondaria sono diventati molto bravi a gestire contemporaneamente bambini a casa e bambini a scuola, però da questo tipo di didattica inevitabilmente si perde un po' di efficacia tanto a casa quanto a scuola. La didattica mista è complessa. Le nuove norme hanno anche alleggerito il sistema di monitoraggio scolastico e dopo il grande congestionamento di gennaio adesso è più semplice la gestione e prenotazione dei tamponi. Intanto, scaduto da poco il termine per l'iscrizione alle scuole superiori, per gli alunni di terza media si avvicina l'esame di fine ciclo, una prova che sarà completa per alunni che hanno trascorso una buona parte del triennio senza lezioni a scuola. Fare un esame completo da una parte può sembrare penalizzante perché alcuni di loro hanno vissuto delle settimane di DAD e quindi hanno fatto una didattica più faticosa, più difficile, ma dall'altra può essere anche un pretesto per valorizzare i bambini che stoicamente hanno continuato a studiare, a impegnarsi e quindi possono dimostrare di fare un esame al meglio. Infatti l'esame che prevede solo l'orale in qualche modo limita la loro creatività, la loro voglia di far vedere quanto sono bravi. Quindi un esame completo credo che possa anche valorizzarli al meglio.